Vertenza ATI IFRAS ancora in stallo. Circa 530 lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento e se non dovesse essere rinnovata la convenzione tra ATI IFRAS e Regione Sardegna rischiano di perdere il posto di lavoro. Lavoratori in utilizzo in attesa di risposte dalla Regione. La Giunta regionale sta valutando la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali per il 2017 a tutti i lavoratori. Resta da capire se ci sia la copertura finanziaria sufficiente. È stato assegnato il 37esimo Premio della Bontà. Il premio intitolato alla memoria di Maria Pia Giuassulas è stato vinto dal dottor Giorgio Mirarchi, responsabile della struttura di nefrologia e dialisi dell'ASL 7. Gianni Morandi in concerto a Carloforte. L'ingresso sarà gratuito e inizierà alle 18 al Molo Centrale di Carloforte. Il cantante l'ha annunciato alcuni giorni fa sul suo profilo Facebook. Ben ritrovati qui su Canale 40, in apertura del nostro TG ancora una volta parliamo della vertenza ATI IFRAS. È ancora molto critica la situazione per i circa 530 lavoratori, gran parte dei quali operano all'interno del geoparco minerario. Sentiamo però i dettagli nel servizio che segue. Sembra non avere fine l'avvertenza ATI IFRAS. Nei giorni scorsi sono arrivate le prime lettere di licenziamento per i circa 530 lavoratori dell'ATI IFRAS che opera all'interno del parco geominerario. Le lettere di licenziamento hanno decorrenza dal 31 dicembre 2016. Il 31 dicembre scade infatti la convenzione tra ATI IFRAS e Regione Sardegna per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e per le bonifiche. A tutt'oggi non si sa ancora se questa convenzione verrà rinnovata oppure no. Nonostante le prime lettere di licenziamento recapitate a 530 operatori, filtra ancora un cauto ottimismo tra i rappresentanti dei lavoratori, anche se è necessario accelerare i tempi perché manca poco alla data del 31 dicembre. L'ottimismo è dovuto in parte all'azione di rilancio dell'attività del Parco Geominerario della Sardegna, prevista dal decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, che ha sancito la riforma del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna. Qualche giorno fa i lavoratori ATI IFRAS hanno incontrato i capigruppo in consiglio regionale dei vari partiti, i quali hanno preso l'impegno di accelerare i tempi per la pubblicazione di un bando internazionale. L'obiettivo è quello di ottenere il rinnovo della convenzione e di conseguenza il mantenimento dei livelli occupazionali. E sempre a proposito di Geoparco, è stato nominato ieri il nuovo commissario straordinario. Sentiamo. È il dottor Giovanni Pilia il nuovo commissario straordinario del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna. Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, lo ha nominato ieri con apposito decreto. L'incarico avrà durata quadrimestrale a partire da ieri e comunque non oltre la costituzione degli organi del Consorzio, in particolare del Presidente del Consiglio Direttivo. Pilia subentra l'avvocato Francesco Magia, che a metà marzo era stato nominato in sostituzione del professor Gianluigi Pillola. Il nuovo commissario dovrà poi, al termine del mandato, relazionare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alle azioni poste in essere per la migliore funzionalità del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna. Giovanni Pilia, ricordiamo, ha 58 anni, è laureato con lode in scienze politiche, master biennale di specializzazione su problematiche tecniche di gestione della pubblica amministrazione. E ora parliamo dell'avvertenza dei lavoratori in utilizzo che attendono sulla loro situazione novità dalla Regione Sardegna. Il servizio e l'intervista che abbiamo realizzato con uno dei rappresentanti dei lavoratori in utilizzo. Sentiamo. Ancora in fase di stallo, l'avvertenza dei lavoratori in utilizzo, che nel Sulcis sono circa un'ottantina e appartengono ad una forma di lavoro nata nel 2010 da un accordo tra Stato, Regione e parti sociali, con l'obiettivo di rendere produttivi i lavoratori espulsi dal mondo del lavoro, fruitori di ammortizzatori sociali, oltre la terza deroga. Tuttavia, dal 31 agosto 2014, in seguito alla riforma Fornero, questi lavoratori hanno perso gli ammortizzatori sociali, che ammontavano a circa 700 euro al mese. I capigruppo in Consiglio regionale si sono impegnati ad inviare ai comuni della Sardegna delle linee guida specifiche per sollecitare l'assunzione diretta dei lavoratori in utilizzo. La Giunta regionale sta valutando anche la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali per il 2017 a tutti i lavoratori in utilizzo. In questo caso bisognerà però capire se ci sia oppure no la copertura finanziaria sufficiente. Si parla di circa 1.400.000 euro. Su questi aspetti stamattina abbiamo intervistato Italo Angius, uno dei rappresentanti dei lavoratori in utilizzo del Sulcis.
Al momento noi abbiamo un contratto a tempo determinato che ci scade il 31 di dicembre. Siamo stati in regione a fare un po' di pressioni per cercare di prorogare, siccome sappiamo che sono avanzati dei soldi, non tutti i comuni hanno utilizzato questi soldi e quindi ci dovrebbero essere non utilizzati, noi pensiamo intorno ai 2 milioni di euro. Quindi abbiamo sollecitato alla regione un utilizzo di questi denari per il proseguo, per traghettarci all'approvazione della finanziaria che avverrà, come sappiamo, a febbraio, in genere a febbraio del 2017. E quindi abbiamo avuto l'impegno da parte dei... c'è una mozione in consiglio regionale per l'utilizzo di questi soldi. E quindi siamo in attesa, stiamo aspettando. Anche in consiglio comunale vi state muovendo qua a Carbonia? In consiglio comunale so che c'è una mozione per quanto riguarda l'impegno, almeno credo, questa che avverrà il 31, per chiedere appunto l'impegno della parte politica della città affinché ci sia un sostegno per la nostra causa. Siete fiduciosi? Sì, noi siamo fiduciosi, sempre, sempre. Il Partito Democratico ha organizzato per ieri l'incontro dal titolo Basta un sì, chiaro riferimento al referendum costituzionale del 4 dicembre. A questo proposito ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato con Cinzia Grussu, segretaria cittadina del PD, e Daniele Reginali, segretario provinciale sempre del PD. Questo pomeriggio facciamo questo incontro con i simpatizzanti, gli iscritti, ma anche con tutti i cittadini che hanno come dire, anche la necessità di approfondire le ragioni del sì per questo prossimo referendum costituzionale che ci vedrà al voto il prossimo 4 dicembre. Le ragioni sono tante, diciamo che quelle che più mediaticamente vengono pubblicizzate sono quelle che richiamano intanto l'abolizione del sistema bicamerale paritario. Questo è uno degli argomenti principali e che se qualcuno diciamo ha anche interesse e curiosità storiche troverà negli archivi della Camera dei Deputati tanti documenti che rimarcano fin dal 47 la necessità di un rattoppo diciamo a questo sistema. Ricordiamo infatti che il Senato fu sciolto anticipatamente sia nel 53 che nel 58. Questo giusto per mettere in evidenza le difficoltà che fin da allora registrava un sistema bicamerale del nostro tipo. Quindi questa è una delle ragioni fondamentali. E quindi un altro dei punti fondamentali è sicuramente un taglio dei costi della politica. E questo viene anche insomma, maggiormente recepito in una situazione di crisi della politica, di crisi economica e soprattutto, come noi sappiamo benissimo, il nostro territorio angustiato da una crisi economica, questo è un elemento importante. Poi sono tanti altri, vi invitiamo ad approfondire anche con delle letture mirate le ragioni del sì e ci vedremo, spero, vittoriosi al prossimo 4 dicembre. Finalmente si è aperto un grande dibattito su quelli che sono i temi chiave di questa riforma costituzionale. Il cuore di questa riforma è sicuramente rappresentato dal superamento del bicameralismo perfetto e quindi di un meccanismo che per anni ha ingessato il nostro paese. Non è vero che votare sì vuol dire andare contro la nostra Costituzione, una Costituzione bella così come è stata costituita, ma che rappresenta chiaramente delle criticità. E il Comitato del Sì e il Partito Democratico, che per il Sì rappresentano una voglia di cambiamento di un paese che ha necessità di cambiare su diversi punti di vista. Uno dei meccanismi che noi vogliamo risolvere è quello appunto della semplificazione burocratica, della riduzione dei costi, dall'abolizione anche del CNEL. Il CNEL che è un ente che è nato quando è stata fondata la Costituzione e che è stato un punto di incontro tra la Democrazia Cristiana che voleva la Camera delle Professioni e il PC che in quel momento voleva il Senato di un'autonomia. Il CNEL che è un ente che è costato 1 miliardo di euro in questi anni nel nostro paese. Quindi c'è la riduzione dei parlamentari e con il superamento del bicameralismo perfetto c'è anche il superamento di un cosiddetto deficit demografico.
democratico, in quanto la Camera e il Senato in questo momento pesano allo stesso modo. Però la Camera è eletta in un modo, il Senato non è eletto a suffragio universale, quindi vi è una fascia di giovani di 18 e 25 anni che in questo momento non possono votare. Stamattina è stato assegnato il premio della bontà Maria Pia Giua Sulas, arrivato alla 37esima edizione. Sentiamo. È stato assegnato stamattina a Carbonia il premio della bontà dedicato alla memoria di Maria Pia Giua Sulas, giunto alla sua 37esima edizione. La cerimonia, molto partecipata, si è svolta nella sala consiliare del comune di Carbonia. A Maria Pia Giua Sulas è stata anche intitolata una strada cittadina, un riconoscimento per le qualità morali e culturali di una donna il cui ricordo è rimasto vivo in chi l'ha conosciuta e in chi, anche dopo la sua scomparsa, ha coltivato ammirazione e gratitudine per le sue opere di bene e per la grande dedizione verso i sofferenti e i più deboli. Il premio della bontà è stato assegnato al dottor Giorgio Mirarchi, responsabile della struttura di nefrologia e dialisi della ASL 7 di Carbonia. Bontà non è soltanto affetto, non è soltanto attenzione così agli altri, ai fratelli, ai figli, alle persone amate. Bontà è prima di tutto impegno concreto anche nella vita, e la bontà si unisce necessariamente alla giustizia, si unisce necessariamente all'impegno anche di aiuto a crescere di una società. E in questo senso chi lavora nella sanità, gli operatori sanitari, hanno sicuramente una responsabilità specifica. Nelle motivazioni della commissione che ha assegnato il premio, si legge che il dottor Mirarchi nel corso dei suoi anni si è distinto per la sua grande attenzione nella cura dei dializzati, manifestando grande solidarietà non soltanto nei confronti dei nostri connazionali, ma anche verso gli immigrati. A chi è stato assegnato questo premio e quali sono le intenzioni che vi siete prefissi prima di assegnare questo premio? Segnalare, i motivi sono quelli di segnalare dei atti di bontà ai figli che ci stanno seguendo, perché si ha tanto bisogno di bontà nel mondo in questo periodo qua. Vogliamo anche parlare della storia di questo premio, giunta ormai alla sua 37esima edizione. Sì. Come è cominciata questa iniziativa? Io dopo 4 anni che era morta la povera Pia, mi sono risposato. Con la mia moglie abbiamo parlato e abbiamo deciso di fare questo premio e stiamo andando avanti. Fino adesso siamo arrivati al 37esimo. Quali sono le motivazioni della vittoria e soprattutto in quali campi lei opera? Dunque, io sono il responsabile delle dialisi che sono in questa ASL, che sono 4 sostanzialmente, anche se lavoro prevalentemente a Carbonia. Noi abbiamo attivato un importante ambulatorio come prevenzione delle malattie renali, per cui, e questo è una cosa importante perché siamo, credo, l'unica area di lavoro che non ha liste d'attesa, per cui chiunque voglia una visita telefona, li vediamo. Vediamo anche pazienti di altre ASL. E questo gratuitamente, quindi 2 sono i punti, che sono visite con l'impegnativa, ecco, voglio dire, ma non sono visite private, e poi chi viene da noi ha definitivamente il medico assegnato, per cui non c'è la rotazione come in altre aree di lavoro. Utilizzeremo questo premio affinché sia possibile parlare anche ad altri, quindi informare dei modi con i quali lavoriamo, che sono un po' particolari. Per cui è sperare quindi che questo contribuisca ad avere un miglioramento dell'attività. Is animeddas, su mortu mortu, su purgadoriu, is paniceddas, tante le denominazioni che in Sardegna indicano la vigilia di ogni santi e che, lungi dall'essere terrificante, si festeggia a beneficio dei defunti. Sentiamo. Ancora prima che il cristianesimo attribuisse al 1 novembre la festa di ogni santi o si importasse dagli Stati Uniti la All Hallows Eve, in Sardegna esistevano antichi rituali atti a commemorare le anime dei morti. Sono innumerevoli le leggende che narrano come, in occasione della notte dedicata a tutti i defunti, le anime dei trapassati avessero libera circolazione fra i vivi. Tali credenze popolari hanno dato origine nei secoli a tutta una serie di rituali più o meno simili in varie parti dell'isola che oscillano tra il sacro e il profano.
La celebrazione della vigilia di ogni santo in Sardegna prende il nome di Isanimeddas, su Mortu Mortu, su Brugadoriu, Ispanigeddas, ma le denominazioni cambiano da paese a paese. Gli antropologi riportano la tradizione sarda di commemorare i morti preparando una cena a base di macaronis fatti a mano, un bicchiere di vino e una brocca d'acqua da lasciare sulla tavola priva di posate. Un lumicino ad olio bruciava tutta la notte della vigilia per dare la possibilità alle anime in visita alla dimora di rifocillarsi in tutta comodità. Chi non si fosse attenuto a questo uso sarebbe andato incontro all'ira degli spiriti traditi. Lo stato civile del comune di Carbonia ha la sua nuova sede in via 18 dicembre presso l'ex tribunale, in cui sono riuniti anche l'anagrafe, l'ufficio pubblica istruzione, l'ufficio sport, l'economato e i servizi sociali. I nuovi numeri di telefono dello stato civile sono 0781 69 4439 oppure 0781 69 4437 oppure ancora 0781 69 4440. A breve saranno spostate in via 18 dicembre anche le due postazioni dell'ufficio anagrafe che attualmente svolgono il servizio presso il front office in piazza Roma. E ora passiamo agli eventi. Gianni Morandi, ospite nel Sulcis già da alcuni mesi per le riprese della sua fiction Dottor Pietro, ha annunciato sul suo profilo Facebook un concerto per domani proprio nell'isola di San Pietro. Sentiamo. 27 ottobre. Sono 6 mesi che non faccio un concerto. Domenica alle 18 canterò a Carloforte. Sono queste le parole che Gianni Morandi ha scritto sul suo profilo Facebook per annunciare il suo prossimo concerto che si terrà a Carloforte. Domenica pomeriggio a partire dalle 18 infatti il cantante emiliano regalerà nel vero senso della parola, visto che il concerto avrà l'ingresso gratuito, il meglio di sé accompagnato solo ed esclusivamente dal pianoforte di Alessandro Guins. Il concerto si terrà al Molo Centrale di Carloforte. È facile intuire il perché Gianni Morandi abbia scelto l'isola di San Pietro. È infatti nel Sulcis da fine settembre per le riprese della fiction Dottor Pietro, che lo vede protagonista con Chiara Baschetti e Michele Rosiello, fiction che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 in 6 episodi nel 2017. E in chiusura del nostro TG arriviamo alla pagina sportiva, parliamo più precisamente del Carbonia Calcio che disputerà domani l'incontro con la Frassinetti. Sentiamo. Domani va in scena la 5ª giornata del campionato di promozione di calcio. Il Carbonia, reduce dalla vittoria in trasferta a Quartu, sarà impegnato in casa contro la Frassinetti Elmas. I biancoblu dovranno cercare di difendere il primato in classifica. I ragazzi allenati da Andrea Marongiu sono infatti primi a punteggio pieno con 12 punti, 10 gol fatti e 0 gol subiti. È un momento d'oro per i ragazzi del presidente Renato Giganti, che stanno mostrando compattezza e solidità difensiva. I biancoblu hanno passato agevolmente anche l'ottavo di finale di Coppa Italia, superando nettamente il Siliqua in trasferta con un perentorio 6-1. I biancoblu si erano già imposti nella partita di andata, vincendo per 1-0. Per quanto concerne le altre squadre sulcitane, è previsto il derby tra Montepone Iglesias e Carloforte. Gli iglesienti sono in grande difficoltà in classifica, dove si trovano al quart'ultimo posto con soli 3 punti. Ma anche il Carloforte ha fame di punti e si trova al penultimo posto con un solo punto nella graduatoria. I tabarchini però nell'ultima gara, pareggiata contro il Samassi per 1-1, hanno mostrato notevoli progressi sotto il profilo del carattere e del gioco, dimostrando di non meritare il magro bottino fino ad ora ottenuto in classifica. Prima di salutarci vi ricordo che nella notte tra oggi e domani torna l'ora solare e quindi ricordate di mandare indietro di un'ora le lancette dei vostri orologi. Si dormirà di conseguenza un'ora in più come succede da 100 anni a questa parte. Con queste notizie il nostro TG finisce qui, ma rimanete comunque con noi per il meteo e per il TG in sardo condotto da Giovanna De Sì. Grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento qui su Canale 40. Previsioni per domenica 30 ottobre, sereno, vento da sud con intensità di 5 km orari, raffiche fino a 10 km orari, temperature minime comprese tra 7 e 14 gradi e massime comprese tra 20 e 23 gradi.